sembra di sì. Mi sembra di sì. Io credo che nel periodo di crisi perché non si dovrebbe bere più? Si beve di tutto, anche champagne. Anzi, proprio perché c'è crisi. Uno è avvilito e quindi beve. Un modo di esorcizzare. Il mercato sta soffrendo un po', però diciamo che sta un po' anche cambiando. Lo champagne è uscito fuori dal consumo esclusivamente natalizio, festivo, eccetera, eccetera. E riusciamo finalmente a venderlo nei wine bar, nei locali frequentati dai giovani. Il consumo dello champagne si è un po' smitizzato, quindi il consumo è molto ampliato, il target è molto ampio, è un target molto più consapevole della qualità dei champagne, questa è la cosa straordinaria. Mi permetto di raccontare il millesimato 2004, una delle annate più meridionali mai prodotte in champagne. Abbiamo scelto questa sera Pannelle Champagne perché rappresenta una cosa differente, quasi la Sicilia, dei fiori di zagara, delle note molto calde come sono la pesca, e quindi volevamo omaggiare la Sicilia con un prodotto che fosse il più siciliano possibile nel mondo dello champagne. Del bevitore di champagne, secondo lei? Beh, non è detto che debba essere un conoscitore, però un po' appassionato, un po' curioso, un po' elegante, poi la capacità di capire e di comprendere la terra da cui viene, che spesso per noi italiani non è, noi magari la Francia non la conosciamo. Lo champagne è una bevanda per giovani? Anche, diciamo che negli ultimi periodi stiamo notando come molti più giovani si stanno avvicinando a questo meraviglioso mondo, sia dei vini che delle bollicine, in questo caso lo champagne. Secondo me i champagne sono quelli che preso il primo calice richiedono il secondo e poi il terzo ancora. Preferisco personalmente i Saint Sané perché sono quelli più puliti, più beverini, quelli che si apprezzano anche in maniera più facile, meno didattica. Come le sembra questa serata? Molto particolare perché si dà la possibilità magari di assaggiare diverse maison a volte non conosciute e quindi di conoscere lo champagne in maniera diversa. È una bellissima serata ed è penso unica nel genere qui in Sicilia. Poter avere contemporaneamente tutte queste etichette per chi ama le bollicine è sicuramente un'occasione straordinaria, e averla a Palermo è ancora di più. In tempo di crisi, visto che qualcuno deve rinunciare a qualcosa, al vino non si rinuncia mai, rinunciamo al cibo ed è il momento buono per riscoprire i cibi tradizionali che costano poco ma sono buonissimi. Da sempre Banca Mediolanum si propone come banca per l'eccellenza. La serata si sta svolgendo nei migliori dei modi, penso che ci sia una partecipazione di almeno un 300 persone. Vedo le persone tutte soddisfatte. Noi credo che comunque oggi rivendichiamo un'enologia di grande qualità e di eccellenza, quindi misurarsi con chi ha una storia è sicuramente un fatto positivo per i nostri produttori. È un'occasione per incontrarci insieme ai consumatori a indicare che bere di qualità è sicuramente la cosa che c'è da fare.